Nel video di oggi prepareremo una ricetta classica che non so per quale motivo non vi ho mostrato prima. Parlo della ricetta del caramello. Questo caramello è super delizioso e adatto per aromatizzare le tue ricette o per dare il giusto twist che meritano. Prima di cominciare però, se sei capitato qui per la prima volta e non mi conosci ancora, io sono Filippo e ti do il benvenuto sul mio canale. Esistono diversi tipi di caramello, ma quello che ti mostrerò oggi è ottimo da usare come salsa per farcire le torte, come topping per il gelato, per i biscotti, insomma davvero per un sacco di cose. Prepararlo è davvero semplicissimo e avrai bisogno solo di tre ingredienti: zucchero, burro e panna. Ma adesso iniziamo! Una cosa fondamentale da ricordare è all'inizio, quando stiamo scegliendo lo zucchero, non bisogna assolutamente mescolare con un cucchiaio, altrimenti si formeranno dei grumi di zucchero che poi faremo fatica a sciogliere. Molto meglio dare dei piccoli colpetti di tanto in tanto alla pentola. Come avete visto, verso la fine del video io ho aggiunto un cucchiaino di estratto di vaniglia e mezzo cucchiaino di sale grosso. In questo modo ho ottenuto il caramello salato che io amo utilizzare ad esempio per farcire i macaron o per aggiungere qualcosa, un tocco in più ad una torta. Ma se a voi non piace potete lasciare il caramello così al naturale. In alternativa potete aggiungere una spezia che vi piace. Spero tanto che questa ricetta ti sia piaciuta. Se è così, per favore lascia un bel mi piace sotto questo video e per non perderti tutte le mie prossime avventure ricordati di iscriverti al mio canale e attivare la campanella. In questo modo sarai molto d'aiuto anche a me. Inoltre, per restare sempre aggiornato, ti invito a passare sulle mie pagine di Instagram, Facebook e TikTok.
Per questo video, ahimè, è tutto, ma noi ci vediamo prestissimo. Ciao ciao, grazie! Finalmente lo posso assaggiare.